Nel novembre 1922, un ragazzo stava camminando tra le montagne desertiche dell'Egitto, quando scoprì alcuni antichi gradini scolpiti nella roccia. In seguito, questo ritrovamento divenne una delle più grandi e significative scoperte archeologiche del mondo. Quei gradini facevano parte della tomba di Tutankhamon. Gli archeologi vi trovarono circa 5.000 reperti storici, tra cui gioielli, tessuti, vasi dipinti e maschere funerarie. Probabilmente ne hai vista una. È uno degli attributi più riconoscibili dell'antico Egitto. Da allora sono passati più di 100 anni e ora l'umanità sta per avvicinarsi a un'altra scoperta importante, quella della tomba di Cleopatra. Fu l'ultima sovrana del regno tolemaico d'Egitto, essendo rimasta sul trono dal 51 al 30 avanti era comune. Esistono molte testimonianze su Cleopatra, sul suo regno e sulla sua personalità fuori dal comune, ma finora nessuno aveva scoperto i segreti della sua morte e del suo luogo di sepoltura. L'archeologa Kathleen Martinez, però, ha studiato per anni gli antichi documenti e i templi di Alessandria d'Egitto, concludendo che la tomba della regina dovrebbe trovarsi sotto l'antica città di Taposiris Magna, fondata nel 280 avanti era comune. Era una grande città sulla costa settentrionale dell'Egitto, dove decine di migliaia di persone lavoravano nel commercio e nell'industria. Sembra in effetti che le ipotesi della dottoressa Martinez fossero corrette. Lei e un gruppo di archeologi hanno scoperto un tunnel sotterraneo segreto vicino ad Alessandria, lungo circa 1,3 km. Era stato scavato nella roccia sotto il tempio di Taposiris Magna. Durante gli scavi hanno trovato molti elementi che indicavano che la tomba di Cleopatra si trovava nelle profondità del tunnel. Era anche possibile che fosse sepolta lì insieme al comandante romano Marco Antonio. Secondo le testimonianze, Cleopatra e Marco Antonio si amavano e insieme si opposero al senato romano, che dichiarò Antonio traditore. Il fatto che sul territorio di Taposiris Magna si siano verificati disastri naturali per migliaia di anni può complicare gli scavi. Terremoti e inondazioni hanno distrutto la città e forse allagato i suoi tunnel sotterranei, ma gli archeologi sperano che l'antica tomba sia rimasta intatta e che nasconda molti tesori e testimonianze sulla vita nell'antico Egitto durante il regno dell'ultima dinastia. È possibile che gli scavi si svolgano sott'acqua e nel fango. Ciò richiederà molto tempo e fondi, ma gli archeologi sono sicuri che ne varrà la pena. In ogni caso, è troppo presto per dire se Cleopatra sia davvero sepolta lì, ma gli scienziati hanno trovato molti oggetti che lo confermano, tra cui vasi d'argilla, decine di monete con l'immagine di Cleopatra e di Alessandro Magno e un busto con l'immagine della regina. Cleopatra è ancora oggi una delle personalità più popolari in Egitto, al pari di Ramesse III e Tutankhamon. Ha ispirato molti film, dipinti e libri. Ma cosa l'ha resa così popolare? Beh, è sicuramente diventata famosa per le sue contraddizioni. Fu una sovrana bella e intelligente, fece uscire l'Egitto da una crisi e lo rese una potenza prospera. Secondo dei testi arabi medievali, conosceva la chimica, la matematica e la filosofia e potrebbe aver scritto diversi libri scientifici. Conosceva diverse lingue e aveva eccellenti capacità diplomatiche. Allo stesso tempo, secondo molte leggende, era una femme fatale e fece impazzire molti uomini. Tuttavia, non ci sono prove che la sua bellezza fosse incomparabile. L'immagine del suo fascino mozzafiato è stata creata da Hollywood, tramite diversi film in cui venne interpretata da attrici famose e bellissime. Inoltre, l'imperatore romano Ottaviano, figlio adottivo di Giulio Cesare, descrisse spesso Cleopatra come una seduttrice insidiosa, perché sua nemica. Anche se nacque in Egitto, Cleopatra non era egiziana. I suoi antenati, tra cui un generale di Alessandro Magno, erano greci. Tuttavia, il popolo egiziano la amava. Imparò la lingua locale e fu sempre molto rispettosa delle tradizioni del paese. Conosceva bene la storia, la mentalità e i costumi dell'antico Egitto. Ne migliorò l'economia e ne rafforzò lo status di potenza mondiale. Gran parte di ciò fu possibile grazie alla sua astuzia e alla sua grandezza. Amava gli spettacoli teatrali e le feste sfarzose. Sapeva come sorprendere le persone e dare spettacolo. Ma dietro l'immagine di una persona amante del lusso si nascondeva una sovrana intelligente e calcolatrice. L'antico Egitto era un paese ricco e lussuoso e Cleopatra fece di tutto per accrescerne la ricchezza e rafforzarne la posizione sulla scena internazionale. Per esempio, una volta fu in conflitto con il fratello Tolomeo XIII.
La regina sapeva che non sarebbe stata in grado di vincere, così decise di portare Giulio Cesare dalla sua parte. L'imperatore romano arrivò ad Alessandria, dove Cleopatra aveva previsto di incontrarlo, ma Tolomeo era a conoscenza dei suoi piani e cercò di impedirglielo. Allora, invece di fare un'entrata clamorosa, Cleopatra decise di arrivare in modo poco appariscente. Si fece avvolgere da un tappeto o un sacco di lino, che i servitori dell'imperatore avrebbero portato nelle stanze private di Cesare. Cleopatra emerse dal tappeto, colpendo l'imperatore romano per la sua bellezza e determinazione. I due si innamorarono e divennero alleati. Dopo qualche tempo, la donna fece colpo su un altro influente romano a scopo diplomatico. Arrivò per incontrare Marco Antonio su una chiatta dorata con vele viola e remi d'argento. Era vestita come Afrodite e sedeva sotto un magnifico baldacchino. I suoi servitori erano vestiti da amorini, sventolavano per lei un ventaglio e bruciavano incenso. Cleopatra creò un tale spettacolo per un motivo preciso. Sapeva che Antonio venerava la mitologia greca e si considerava l'incarnazione di Dioniso. Lui rimase talmente colpito da quella donna che finì per sposarla. Cleopatra difese la sua corona, rafforzò l'alleanza con Roma e diede ad Antonio 3 figli. In Egitto i due organizzavano grandi feste e godevano di ricchezza e potere. Tuttavia, la relazione di un alto funzionario con una regina egiziana causò grande scandalo a Roma. Ottaviano era il principale avversario di Antonio nella lotta per il potere, quindi sfruttò la situazione per oscurare la reputazione dell'avversario. Fece propaganda per creare l'immagine di una Cleopatra seduttrice e insidiosa agli occhi dei cittadini romani, accusando Antonio di aver ceduto al suo fascino. Il Senato romano sostenne Ottaviano e dichiarò Cleopatra nemica. Nel 33 avanti era comune, il conflitto raggiunse l'apice, quando la flotta di Antonio si scontrò con quella di Ottaviano. Quest'ultimo vinse e costrinse il suo nemico a fuggire in Egitto con Cleopatra. Secondo alcune testimonianze, i due si rifugiarono nei pressi di Alessandria. Inseguiti dai romani, si nascosero in un palazzo di Cleopatra, dove morirono. Secondo alcune leggende, Cleopatra era un'esperta di veleni. Provocò un serpente velenoso, una vipera o un cobra, perché la mordesse. Secondo un'altra leggenda, invece, si punse con un ago avvelenato. Secondo una teoria, Cleopatra portava sempre con sé un'ampolla con del veleno nella sua spazzola per capelli. Così, messa alle strette, imbeve l'ago col veleno e si punse. Niente di tutto questo può essere dato per certo. Gli scienziati stanno ancora cercando di scoprire la verità. Forse quando raggiungeranno la tomba, il mondo avrà più risposte sul suo tragico destino. Rimane comunque l'ultima sovrana d'Egitto. Dopo la sua morte, Ottaviano saccheggiò i suoi palazzi e templi e tornò a Roma, di cui divenne imperatore. Governò con successo l'impero e ne ampliò i confini. Il suo regno terminò quando compì 75 anni. La storia del mondo sarebbe stata diversa se Cleopatra e Marco Antonio non avessero perso quella battaglia. A proposito, sapevi che è passato meno tempo tra il regno di Cleopatra e l'arrivo di Neil Armstrong sulla Luna che tra il regno di Cleopatra e la costruzione della Grande Piramide di Giza? Armstrong mise piede sul satellite della Terra nel 1969, 2038 anni dopo la nascita di Cleopatra. La costruzione della piramide è avvenuta nel 2560 avanti era comune. Immagina quanto è lunga la storia dell'antico Egitto se Cleopatra è più vicina a noi che alla costruzione delle piramidi. Lasciate che vi porti in un luogo che sembra essere fuori dal mondo. La vita all'interno di questa grotta è stata isolata dal mondo esterno per circa 5,5 milioni di anni. E si vede. Giudicate voi stessi. A causa di un così lungo isolamento, le condizioni all'interno della grotta di Immobile sono come in nessun altro luogo del nostro pianeta. Vi prospera un ecosistema unico, anche se all'interno della grotta manca la luce del sole e l'aria è tossica. La grotta, situata a pochi chilometri a ovest del Mar Nero, in Romania, è stata scoperta per la prima volta nel 1986. Oggi è possibile visitarla solo con un permesso speciale. Inoltre le caverne sono sorvegliate naturalmente da stretti tunnel calcarei e pozzi verticali. Quindi se non siete estranei alla claustrofobia, fareste meglio a non entrare in questo luogo. Nelle profondità della grotta, l'aria ha 2 volte meno ossigeno rispetto all'aria esterna. Contiene invece molta anidride carbonica e idrogeno solforato, quindi non è l'aria più fresca che si possa respirare. Inoltre all'interno della caverna è buio pesto.
ma nonostante, o forse dovrei dire grazie a questo cocktail di condizioni estremamente difficili, il sito è una vera miniera d'oro per i biologi. È sorprendente che qui la vita sia in piena espansione. In uno studio del 1996, gli scienziati hanno identificato 48 specie, di cui 33 uniche, nella grotta. La maggior parte delle creature che abitano la grotta sono minuscole, con lunghi arti e antenne che le aiutano ad orientarsi nel buio. Non hanno vista e non hanno pigmenti, e questo ha senso. Perché mai si dovrebbe essere in grado di vedere se si vive nell'oscurità totale? E perché mai si dovrebbe essere belli e colorati senza che nessuno ci veda? Ora vi porterò in un'altra grotta, non meno sorprendente, ma dall'aspetto molto diverso. Questa è la Grotta dei Cristalli Giganti, detta anche Grotta dei Cristalli, in Messico. Questi enormi cristalli sono stati trovati nel 2000 da una società mineraria, dopo che l'acqua era stata pompata fuori dalla grotta. Due minatori hanno visto i cristalli dopo essere entrati a piedi nella grotta che si stava asciugando. Questi cristalli impressionanti sono in realtà enormi pilastri di gesso, nascosti a 300 metri di profondità. Sono ancorati alle pareti e al pavimento della grotta rovente. Gli scienziati stimano che i cristalli potrebbero essere lì già da mezzo milione di anni. Ecco perché molti di essi sono così lunghi e larghi che è possibile attraversarli. Purtroppo visitare questa meraviglia della natura è al momento impossibile, ma forse è meglio così, perché la Grotta dei Cristalli Giganti è un luogo pericoloso che può facilmente trasformarsi in una trappola. Per decine di migliaia di anni è stata riempita di acque sotterranee, originariamente spinte verso l'alto nell'apertura da una camera magmatica situata nelle profondità del nostro pianeta. Il magma sotto la grotta manteneva l'acqua calda, ma alla fine la temperatura dell'acqua scese al di sotto dei 58 gradi. Di conseguenza l'acqua ha iniziato a riempirsi di calcio e solfato, le cui particelle hanno iniziato a ricombinarsi in gesso. A quel punto i cristalli di colore bianco si sono impadroniti della grotta e poiché sono rimasti sott'acqua hanno potuto continuare a crescere. Non è necessario volare nello spazio per osservare da vicino un buco nero. Gli scienziati hanno trovato qualcosa di molto simile a un buco nero nell'Oceano Atlantico Meridionale. Un buco nero ha un'attrazione gravitazionale così enorme che una volta che qualcosa viene trascinato all'interno, non ha alcuna possibilità di fuggire. Nemmeno la luce può uscire da un buco nero. Ma i buchi neri oceanici sembrano essere potenti quasi quanto i loro parenti spaziali, ma invece di catturare la luce fanno lo stesso con l'acqua. I gorghi oceanici sono enormi vortici che ruotano contro la corrente principale. Di solito fanno vorticare miliardi di tonnellate d'acqua e la maggior parte di essi è più grande di una città. Questi vortici sono così potenti che nulla di ciò che vi è intrappolato può sfuggire. Ma la cosa più spaventosa è che potreste non accorgervi nemmeno di entrare in uno di essi. Queste cose sono così enormi che non ci si accorge dei loro confini finché non è troppo tardi. Quando gli scienziati hanno iniziato a esplorare i vortici oceanici con l'aiuto dei satelliti, hanno scoperto i confini di diversi gorghi. In seguito sono riusciti a dimostrare che dal punto di vista matematico questi vortici corrispondono a misteriosi buchi neri nello spazio. I vortici massicci sono circondati da barriere super rigide in cui il fluido si muove in cicli chiusi. Nemmeno l'acqua può uscire dall'interno di questi vortici. Ecco perché i vortici oceanici stretti svolgono il ruolo di enormi contenitori. L'acqua al loro interno può essere totalmente diversa dall'oceano che circonda un vortice. E non parlo solo della temperatura. Anche il contenuto di sale all'interno e all'esterno di un vortice è spesso diverso. Sulla sottile penisola di Neringa, che divide il Mar Baltico dalla laguna di Curonia, si trova uno dei luoghi più bizzarri della Terra. Gli abitanti del luogo chiamano quest'area la foresta danzante, perché i pini di questa foresta hanno forme straordinariamente insolite. Si attorcigliano in spirali e cerchi lungo il terreno. Ci sono alcune teorie che spiegano perché potrebbe accadere, naturalmente. Alcuni sostengono che in quel punto si siano scontrate enormi quantità di energie positive e negative. I più realisti ritengono che la ragione sia geologica. Il terreno sabbioso della zona è troppo instabile per far crescere gli alberi in posizione verticale. La più popolare è l'idea che i forti venti che soffiano dall'acqua influenzino la forma degli alberi. In ogni caso, gli esperti non sono ancora giunti a una conclusione definitiva. Guardate questi cerchi del grano sott'acqua.
sono stati avvistati per la prima volta nel 1995, vicino alla costa meridionale del Giappone. I subacquei locali chiamarono queste strutture larghe 2 metri i cerchi misteriosi. L'enigma ha tormentato molte menti per quasi 16 anni, finché il colpevole non è stato finalmente individuato. Immaginate la sorpresa dei ricercatori quando si è scoperto che si trattava di un pesce palla maschio. Il pesce ha bisogno di un po' più di una settimana per costruire un cerchio, e l'estetica è ovviamente fondamentale. Un maschio ruota all'interno del cerchio, scavando valli nella sabbia con le pinne. Ma non è tutto. I pesci usano anche conchiglie e coralli per decorare parti specifiche dei loro cerchi. Tutto questo costruire un cerchio ha anche uno scopo pratico. Il modo in cui un pesce maschio nuota spinge la sabbia verso il centro del cerchio e crea un cumulo che in seguito servirà da nido. Il prossimo mistero della nostra lista si trova nei Caraibi. Al largo della costa del Belize c'è una gigantesca voragine. Questo è il grande buco blu. Ha un diametro di circa 1000 metri e una profondità di oltre 122. Una volta, molto molto tempo fa, questo buco era una grotta. Ma poi l'innalzamento delle acque lo ha riempito, facendolo collassare su se stesso. Più scenderete nelle acque cristalline del Great Hall, più diventerà buio. Lì vedrete tonnellate di grotte piene di stalattiti, ma entrarvi è estremamente pericoloso, a meno che non vogliate perdervi irrimediabilmente. Una volta raggiunti i 50 metri di profondità, noterete che l'acqua luccica. È la linea invisibile che divide la parte superiore salata della dolina dall'abisso d'acqua dolce. Forse è il caso di tornare subito indietro. Chissà cosa potreste incontrare nelle torbide profondità. C'è un'antica leggenda amazzonica che racconta di un fiume. Vi siete mai chiesti perché le montagne sembrano così ferme e silenziose? Preparatevi a rimanere stupiti, perché queste maestose forme hanno delle doti nascoste. Le montagne, infatti, sono delle vere e proprie attrici. Hanno le loro canzoni e i loro balletti unici. Cosa significa e come funziona? Vediamo. Ecco una rivelazione agghiacciante. Il Monte Everest ha una sinfonia notturna segreta. E questa misteriosa musica vi farà venire i brividi. Quando cala il buio sull'Himalaya, uno strano coro inquietante riecheggia tra i ghiacciai che circondano la maestosa vetta. Un gruppo di ricercatori si è imbarcato in una ricerca per svelare il mistero. Guidati dal glaciologo Yevgeny Podolsky, hanno attraversato le gelide temperature dell'Himalaya nepalese. Il loro obiettivo? Scoprire la fonte di questi rumori da brivido. Il team è rimasto stupito dalle incredibili dimensioni e dalla bellezza del Monte Everest. Durante il giorno il tempo era bello e potevano lavorare comodamente. Tuttavia, quando è arrivata la notte, è diventato estremamente freddo, raggiungendo temperature fino a meno 20 gradi. In quel momento è successo qualcosa di interessante. Il ghiaccio sulla montagna è iniziato a rompersi e a produrre forti boati che hanno riecheggiato nella valle. Per risolvere il mistero, l'equipe ha utilizzato una tecnologia avanzata che di solito viene impiegata per misurare i terremoti. Hanno posizionato dei sensori sulla superficie del ghiacciaio e hanno ascoltato le vibrazioni create. Hanno anche analizzato le informazioni relative alla temperatura e al vento. Confrontando tutti questi dati, hanno fatto una scoperta molto importante ed emozionante. Il colpevole di questa orchestra ghiacciata è l'improvviso abbassamento della temperatura. La superficie ghiacciata del ghiacciaio è molto sensibile a questi cambiamenti, tanto da provocare crepe e spaccature con forti rumori. Questa scoperta aiuta gli scienziati a capire come si comportano i ghiacciai in un mondo in cui i cambiamenti climatici sono sempre più evidenti. Questa avventura è davvero importante perché fornisce agli scienziati che studiano i ghiacciai e il clima in luoghi lontani come l'Himalaya informazioni molto preziose. Lo scioglimento dei ghiacciai in quell'area sta avvenendo molto velocemente e questo è un grosso problema. È una grave minaccia per l'Asia meridionale. Recenti ricerche dimostrano che negli ultimi 40 anni lo scioglimento dei ghiacciai è stato 10 volte più rapido rispetto ai 700 anni precedenti. Ma questo non è l'unico motivo per cui le montagne possono emettere strani rumori. Anche altre montagne possono cantare le loro canzoni, come il Monte Cervino. Indovinate un po', tutto ciò che ci circonda ha un suo ritmo speciale. Gli oggetti vibrano a determinate frequenze a causa della loro forma e del materiale di cui sono fatti. Probabilmente lo avete già visto con il diapason e i bicchieri da vino. Quando vengono colpiti con la giusta frequenza, iniziano a tremare e a emettere suoni. Ma c'è qualcosa di interessante. Anche le montagne hanno il loro groove.
vibrano in un modo tutto loro. Jeffrey Moore e il suo team di scienziati avventurosi volevano scoprire se le montagne possono ballare la loro musica, proprio come i ponti e gli edifici alti. Hanno pensato che le forme speciali delle montagne potessero farle vibrare a determinate frequenze, il che è chiamato risonanza. Ma testare questa idea non è stato facile. A differenza degli edifici che gli ingegneri possono scuotere o dei ponti su cui i veicoli possono passare, le montagne sono enormi e dure. È difficile farle muovere di proposito. Non si sono arresi, Moore e il suo team hanno intrapreso un grande progetto. Volevano studiare come lo scuotimento della Terra influenzasse la famosa montagna del Cervino. Questa incredibile montagna si trova al confine tra Italia e Svizzera. Ha l'aspetto di una piramide, è alta 4.572 metri ed è rivolta a nord, sud, est e ovest. Con l'aiuto di elicotteri, gli scienziati hanno posizionato dei dispositivi speciali chiamati sismometri in punti specifici della montagna. Uno di questi è stato posizionato in cima alla montagna e utilizza l'energia solare per funzionare. Era piccolo come una tazza di caffè. Un altro sismometro è stato nascosto sotto le assi del pavimento di un'accogliente capanna sulla montagna. Un terzo è stato collocato alla base della montagna per confrontare le misurazioni. Insieme erano i piccoli osservatori che registravano continuamente i movimenti della montagna e alla fine l'hanno rilevata. Anche se i movimenti della montagna sono incredibilmente piccoli, gli scienziati hanno scoperto che il Cervino oscilla dolcemente avanti e indietro, circa una volta ogni 2 secondi. La cosa davvero sorprendente è che la cima della montagna si muove fino a 14 volte di più della sua base. La Torre Eiffel fa più o meno la stessa cosa. Questa gigantesca struttura di ferro è un'esperta nel gestire le giornate ventose e, quando c'è una tempesta, non ha paura di mostrare le sue capacità di oscillazione. È come se la torre dicesse: «Ehi, vento, fatti sotto!» Ma il motivo del movimento delle montagne non è solo il vento, come potrebbe sembrare. Perché le montagne fanno così? Perché danzano ed emettono un ronzio? Forse stanno dando una festa a cui non siamo invitati? Ebbene, tutto ciò è dovuto a una cosa chiamata energia sismica. Quando si verificano terremoti in diverse parti del mondo, la loro energia viaggia attraverso la Terra e fa vibrare le montagne. Anche gli oceani si uniscono a questa musica di montagna. Quando le onde si muovono sul fondo dell'oceano, creano vibrazioni chiamate microsismi. È come il battito del cuore della Terra, percepito in tutto il mondo. E indovinate un po', la frequenza di queste vibrazioni corrisponde al modo in cui il Cervino oscilla. È come se la montagna e gli oceani si raffreddassero insieme. Quindi la prossima volta che vedrete una montagna, ricordatevi che non è semplicemente ferma, ma fa parte di una sinfonia globale creata dalla Terra stessa. Questa ricerca ci aiuta a capire come i terremoti possano influenzare le montagne ripide, soggette a frane e valanghe. Ci dà anche un nuovo modo di apprezzare montagne come il Cervino. Hanno le loro canzoni nascoste, che ondeggiano e vibrano secondo una misteriosa melodia nel profondo della Terra. Ma c'è un'altra cosa molto bella delle montagne. Non si limitano a parlare da sole. Possono anche influenzare il nostro modo di parlare. È emerso che le lingue parlate nelle aree ad alta quota hanno suoni speciali che non si sentono altrove. Dopo aver studiato 567 lingue, i linguisti hanno scoperto che 92 di esse utilizzano un tipo speciale di suono, chiamato eiettivo. Questi suoni si ottengono spingendo fuori l'aria con forza dalla parte posteriore della gola. In questo modo si creano degli scoppi di voce che conferiscono a queste lingue la loro peculiarità. Gli scienziati sono rimasti davvero sorpresi da questo collegamento. Questi suoni, come la forte K di K, non sono comuni nelle lingue inglesi o europee. Ma alcune lingue indigene del Nord America e dell'area tra il Mar Nero e il Mar Caspio li hanno. La cosa ancora più sconcertante è che le lingue tibetane parlate in montagna non usano le eiettive. I linguisti sono curiosi di svelare questo mistero e di saperne di più sul legame tra montagna e lingua. Perché alcune lingue parlate in montagna hanno suoni particolari? È un po' un mistero, ma i ricercatori hanno alcune idee interessanti. Un'idea è che questi suoni possano aiutare le persone a non seccarsi la gola quando parlano nell'aria secca delle montagne. Un'altra idea è che la minore pressione dell'aria lassù renda più facile emettere questi suoni. Ma gli scienziati stanno ancora cercando di capire la vera ragione, anche se alcuni esperti non sono del tutto convinti di questa spiegazione. Secondo loro, anche se la geografia può influenzare il linguaggio, ci sono altre ragioni per cui le lingue possono essere simili, come il prestito di parole da lingue vicine o la vicinanza l'una all'altra. Ma questa ricerca ci ha comunque fornito alcune intuizioni sorprendenti. Le montagne non solo modellano l'aspetto del nostro mondo, ma anche il modo in cui parliamo. Quindi, la prossima volta che esplorate una zona montuosa, ascoltate attentamente la lingua locale.
potreste sentire suoni e parole uniche, influenzati dalle montagne stesse. È come se la natura condividesse i suoi segreti speciali attraverso la lingua delle persone che la abitano. E ricordate che anche le montagne stesse hanno una voce e ci parlano nel loro modo speciale. Gli scienziati non sono ancora impegnati in un'emozionante avventura per scoprire i loro segreti. Chissà quindi quali sono le cose interessanti che scopriranno in futuro. Restate sintonizzati! Immagina di aver deciso di fare un viaggio su strada alla vecchia maniera. Intendo che hai deciso di farlo senza l'aiuto di nessun tipo di tecnologia. Cosa? Quindi vai al primo negozio che ti capita e compri una mappa di ogni stato degli Stati Uniti che vuoi attraversare. Le accomodi sul sedile del passeggero vicino a te e parti per la tua avventura. La prima settimana arrivi nello stato di New York. Saluti la Statua della Libertà, mangi una fetta di pizza e ti dirigi verso nord. Vicino a Catskills ti accorgi che stai per finire la benzina e decidi di fermarti nella città più vicina per fare il pieno. Controlli la mappa e sembra che il posto più vicino sia il paesino di Eglo, proprio all'incrocio. Guidi per alcuni minuti e passi un cartello con la scritta «Benvenuti ad Eglo, casa dell'Emporio di Eglo». Deve essere questa, pensi tra te e te, ma la città è stranamente vuota. Non riesci a trovare né la stazione di benzina né il negozio, non ci sono case. Inizi a pensare che ci deve essere un errore. Sembra che Eglo non esista. Questa storia può sembrare inventata, ma potrebbe essere successo a chiunque attraversasse New York qualche anno fa. In realtà la cosiddetta cittadina di Eglo è una di quelle città chiamate fantasma o città di carta. Ce ne sono svariate nel mondo, ma Eglo è forse la più famosa. Le città di carta sono città inventate, cioè inesistenti. Sono città fittizie inventate dai cartografi per proteggere il copyright. È molto difficile creare una mappa. Per farla da zero bisogna fare anni di lavoro sul campo o analisi delle foto dai satelliti. Ecco perché il plagio è stato sempre molto comune tra i cartografi. È facile ricopiare le stesse caratteristiche geografiche da una mappa vecchia a una nuova. Ed è difficile essere beccati. Dopotutto, queste persone disegnano lo stesso mondo. Ecco perché i cartografi si sono inventati il modo per beccare chi ruba i loro dati. Alcuni cartografi disegnano montagne più grandi di quanto non siano in realtà. Altri aggiungono una curva sulla strada dove in realtà non ce n'è nessuna. Per esempio, negli anni 70 una finta cima è apparsa sulle mappe della contea di Boulder. L'aggiunta di questa cima, prima sconosciuta, ha iniziato a confondere gli arrampicatori del Colorado. Si scoprì che Mount Richard era una di queste trappole da copyright, aggiunta da un cartografo locale di nome Richard Chachi. Possiamo dire che abbia reso omaggio a se stesso con questa piccola aggiunta. Aggiungere una città di carta è solo una soluzione estrema, e i cartografi sperano che nessuno se ne accorga. Ma non è quello che succede di solito. Il che ci riporta alla storia di Eglo. I cartografi Ernest Alpers e Otto Lindbergh della CDG, General Drafting Corporation, lavoravano per il più grande editore di mappe degli anni 30. All'epoca l'azienda gli diede l'incarico di creare una mappa dello stato di New York. A quel punto ai due venne un'idea. Per prevenire la violazione del copyright, crearono una città fantasma mettendo insieme alcune lettere dei loro nomi. Ne venne fuori lo strano nome di Eglo e aggiunsero la città finta lungo la Route 206, vicino alla riserva di Catskill, a nord di New York. L'area doveva essere in realtà una strada sterrata. Anni dopo, la Rand McNally, un altro editore di mappe, stampò una mappa dello stato di New York, su cui compariva una città chiamata Eglo nello stesso punto precedentemente individuato dalla CDG. Lindbergh si convinse che il copyright fosse stato violato dalla concorrenza, ma la storia si fece più complicata. Entrambe le aziende portarono il caso in tribunale, ma emerse che la McNally aveva una buona ragione per aggiungere Eglo alla sua versione della mappa. Per stampare le proprie mappe, la McNally fece un'accurata ricerca sugli immobili e gli stabilimenti situati in ogni cittadina esistente. Si scoprì che Eglo non era più una città vuota. Negli archivi risultava che in città ci fosse un edificio registrato come Emporio di Eglo. Vero, era l'unico edificio in città, ma era abbastanza perché i cartografi si convincessero che quella città esisteva. Aggiunsero Eglo sulla mappa come avrebbero fatto per qualsiasi altra città con degli edifici. Quindi non infransero nessun copyright, poiché quella che era stata una città fantasma non lo era più. Il colpo di scena fu che Alpers e Lindbergh non potevano prevedere che un giorno qualcuno avrebbe deciso di stabilirsi in una città inventata. Un giorno qualcuno comprò una mappa in una stazione di benzina locale su cui c'era scritto Eglo. Quella persona voleva aprire un negozio più o meno in quella zona e decise di dare al negozio il nome della città. Si fidò dell'accuratezza della mappa che aveva comprato e il negozio venne chiamato Emporio di Eglo. Dopotutto, perché su una mappa ufficiale avrebbe dovuto esserci una città inesistente? Il negozio non durò a lungo, solo abbastanza da trasformare questa storia in un bel pasticcio.
Il lato positivo è che questo dibattito trasformò Eglo in una città fittizia molto famosa. Divenne una meta turistica, le persone guidavano figli per fotografare il cartello di benvenuto della città. Ma come abbiamo detto prima, le città di carta sono numerose in tutto il mondo. Un documentario della BBC del 2005 ha rivelato che solo nella città di Londra ci sarebbero 100 stradine inventate. Ad esempio, la cosiddetta Mott Lane sembra una strada curva a Finchley, a nord di Londra. Ma se mai ti capitasse di andarci, non ci troveresti che alberi e giardini. E cosa dire di Eggleton? Una città nel nord dell'Inghilterra. O meglio, un campo vuoto nel nord-ovest dell'Inghilterra. Eggleton è esistita per un po' anche su Google Maps. C'erano hotel e appartamenti in affitto, solo che non si trovavano veramente ad Eggleton, ma lì nei pressi. Probabilmente Google Maps ha importato i nomi di queste città e strade false nel suo database, perché usa come fonti atlanti molto noti. Ma quando emerse la verità sulle città e strade di carta, decise di cancellarle. Se portiamo indietro l'orologio di un centinaio di anni, scopriremo un altro mistero relativo a un insediamento fantasma. Questa volta non si tratta di una cittadina o un incrocio, ma piuttosto di un'intera isola. Si dice che l'isola di Bermeha fosse piccola e disabitata. Apparve sulle mappe tra il XVI e il XVII secolo ed era una meta gettonata dagli esploratori spagnoli. La posizione cambiava leggermente di mappa in mappa e a volte veniva chiamata Bermeha, ma la sua esistenza sembrava comunque certa. Nel XVIII secolo, l'isola smise di essere disegnata sulle mappe di punto in bianco. L'ultima volta comparve sull'edizione del 1921 di un atlante messicano e poi, puff, scomparsa completamente dall'orizzonte. Il caso dell'isola messicana scomparsa ha sollevato molte domande. È affondata? È stata distrutta? La stiamo cercando nel posto sbagliato? Nel 2009 sono state condotte 3 indagini ufficiali per localizzare l'isola. Furono usate le ultime tecnologie perlustrando oceani e fondali. Bermeha non si trova più da nessuna parte. C'è da domandarsi se sia mai esistita. Come i moderni cartografi, anche i cartografi del XVI e XVII secolo avevano i loro trucchi. Invece di trappole per il copyright, le città o isole inventate servivano a scoraggiare o confondere i nemici o i viaggiatori indesiderati. Poiché è passato molto tempo, è difficile dire se Bermeha fosse soltanto un altro insediamento fantasma. È di sicuro scomparsa dalle mappe, lasciando sconcerto e confusione. La Terra ha 3 strati principali. 2 parti del nucleo, il nucleo interno denso e caldo e il nucleo esterno che è fuso. Poi c'è il mantello. E poi segue la sottile crosta, la superficie su cui noi ci appoggiamo. Almeno questo è quello che pensavamo, perché ora gli scienziati hanno trovato un nuovo misterioso strato situato in profondità e all'interno del nucleo interno. Il nucleo è circa 2/3 delle dimensioni della Luna ed è fatto di nichel e ferro solido. Fa molto caldo. La temperatura al centro del nostro pianeta è la stessa della superficie solare. Il nucleo esterno può raggiungere quasi 5500 gradi centigradi. È difficile esplorarlo perché non possiamo andarci ed è come guardare attraverso una finestra davvero sporca composta da 5150 chilometri di metallo fuso e rocce. Ma possiamo fare affidamento su esperimenti in laboratorio, su rocce pressurizzate e riscaldate, segnali provenienti da onde sismiche e modelli informatici. Quando un terremoto colpisce, invia delle onde d'urto. Queste onde viaggiano attraverso gli strati a velocità diverse, a seconda della direzione in cui vanno e del materiale attraverso cui si muovono. Nel nuovo studio, un team di scienziati ha studiato 100.000 terremoti profondi. Alcuni andavano fino a 100 km sotto la superficie. Quando si verifica un terremoto su un lato del nostro pianeta, gli scienziati seguono le onde fino all'altro lato. Le onde cambiano quando arrivano dall'altra parte, quindi gli scienziati cercano di capire i materiali attraverso i quali queste onde sono passate. E hanno trovato un nuovo strato nel nucleo grazie ai terremoti. Normalmente le onde d'urto viaggiano lungo l'equatore, ma in basso. Si diramano e vanno in direzioni diverse a circa 60 gradi di lato. Quando le onde passano attraverso il nucleo interno andando da nord a sud, viaggiano più velocemente delle onde che attraversano il nucleo parallelo all'equatore. È importante capire il nucleo perché crea il campo magnetico del nostro pianeta, che a sua volta ci protegge da cose come i venti solari, che sono particelle cariche provenienti dal Sole. Negli anni 60 abbiamo scoperto che la Terra pulsa ogni 26 secondi. È come un orologio o una specie di battito cardiaco. Il terreno trema leggermente, ma per lo più non lo sentiamo. I ricercatori possono seguire questo battito. Alcuni pensano che la piattaforma continentale sia come un'enorme onda che si infrange sotto gli oceani.
In pratica, la parte più alta del continente nordamericano precipita in una profonda pianura abissale. Una teoria dice che le onde colpiscono questo punto producendo impulsi regolari. È come se fosse una batteria. La colpisci con le mani e sbatti accidentalmente in un punto preciso che produce un'onda armonica che scuote il nostro intero pianeta. Se questa teoria è vera, siamo fortunati che non ci siano più punti come questo che possano scuotere la Terra. Altri scienziati ritengono che la pulsazione avvenga perché c'è un vulcano vicino a un punto critico. L'isola di Sao Tomé nel Golfo di Bonny. Cammini, corri, salti, ma quando ti fermi ti sembra sempre di stare fermo. In realtà ti muovi anche quando stai fermo, perché il nostro pianeta è sempre in movimento. A seconda di dove ti trovi, ti muovi attraverso l'universo a più di 1600 km orari. Se sei all'equatore, ti muovi più velocemente. Diciamo che hai un pallone da basket che sta girando sul tuo dito. Controlla l'equatore della palla. Un qualsiasi punto sulla palla ci metterà di più a fare un giro rispetto a un qualsiasi punto vicino al dito. Questo significa che più ti avvicini all'equatore, più ti muovi rapidamente. La Terra è un pianeta che ricicla continuamente. Il terreno su cui camminiamo viene riciclato. Poi c'è il ciclo delle rocce, che è quando si trasformano in altri tipi. E questo ciclo è continuo. Le profondità del nostro pianeta sono piene di magma, e man mano che il magma fuoriesce in superficie, diventa roccia. I processi tettonici come l'attività vulcanica, i terremoti, la formazione delle montagne e tutti gli altri processi che modellano la superficie del nostro pianeta portano quella roccia in superficie. E quando la roccia arriva in superficie, l'erosione la modella e la scolpisce. E tutti questi frammenti si depositano. Tutta la pressione proveniente dall'alto compatta questi frammenti, trasformandoli in rocce sedimentarie, come, ad esempio, l'arenaria. Le rocce sedimentarie spesso finiscono in profondità sotto la superficie terrestre. Poiché c'è molto calore e pressione, vengono cotte e si trasformano in rocce metamorfiche. Possono poi ritornare in superficie o addirittura finire per erodersi nuovamente. A volte le placche spingono l'una sotto l'altra e le rocce si trasformano nuovamente in magma. Finora abbiamo esplorato solo il 5% dell'oceano. L'oceano stesso, così come la vita nelle sue profondità, è ancora un mistero. I sedimenti che stanno sul fondo dei nostri oceani, anche a una profondità di 2,5 km, ospitano diversi microorganismi. Ci sono dei microbi nascosti all'interno delle rocce vulcaniche sotto il fondo marino al largo delle parti del Pacifico, nascosti sotto a 265 metri di sedimenti. La biosfera sul fondo oceanico sta crescendo molto lentamente rispetto alla vita in superficie. La divisione cellulare avviene ogni 10.000 anni. Qualcosa è cambiato nell'asse terrestre. I cambiamenti climatici e lo scioglimento dei ghiacciai, soprattutto nelle regioni come l'Himalaya e l'Alaska, hanno fatto spostare quest'asse. Il nostro pianeta ha due tipi di poli. I primi sono i poli magnetici sud e nord. Influenzano cose come la deriva e la navigazione. L'asse attorno al quale ruota la Terra è un altro tipo di polo ed è cambiato nel tempo, ma non sappiamo esattamente perché. I ricercatori si sono resi conto che ci sono masse d'acqua in movimento che spingono l'asse terrestre verso est. Prendiamo come esempio una bacinella d'acqua. Se la muovi avanti e indietro, lo sciabordio farà muovere il peso dell'acqua un po' dappertutto. Una cosa simile sta accadendo a livello planetario. Non importa quanto grande sia un terremoto. Nessun essere umano potrebbe mai sentire un terremoto sul lato opposto della Terra, anche se alcune persone affermano di averlo fatto. Nel 2013 ce n'è stato uno vicino alle isole Kurili di magnitudo 8.5. Era a circa 650 km di profondità. Era così forte che delle persone in Australia hanno riferito di aver sentito il terreno tremare. Il terremoto più forte è avvenuto in Cile nel 1960, di magnitudo 9.5. La zona di rottura era larga tra 500 km e quasi 1000 km lungo la costa del paese. I terremoti di magnitudo 10 o superiore non possono verificarsi. L'entità dipende dalla lunghezza della faglia in cui si verificano. Più lunga è la faglia, più grande è il terremoto. Una faglia è una rottura in una parte della crosta del pianeta. Ci sono rocce su entrambi i lati e si muovono l'una accanto all'altra.
non abbiamo ancora trovato una faglia abbastanza lunga da generare terremoti di magnitudo 10 o più. Se accadesse, si estenderebbe per la maggior parte del nostro pianeta. Un terremoto di magnitudo 12 richiederebbe una faglia più grande del nostro stesso pianeta. Un lato del nostro pianeta sta diventando più freddo dell'altro. La Terra ha un sistema che la mantiene calda dall'interno, un liquido rovente nelle profondità del nostro pianeta. Ruota e, allo stesso tempo, genera un campo magnetico e gravità. In questo modo il nucleo terrestre mantiene l'atmosfera più vicina alla superficie del pianeta. La Terra assorbe anche il calore dal Sole e la trattiene sulla superficie. Il calore però non si diffonde equamente sul pianeta. Un lato, l'emisfero pacifico, sta perdendo calore più rapidamente dell'altro, l'emisfero africano. Ciò accade perché la Terra intrappola più calore rispetto alla superficie sotto l'oceano. Il fondale marino è molto più sottile della massa continentale. Inoltre, la temperatura causata dal calore proveniente dall'interno della Terra si sta abbassando a causa delle enormi quantità di acqua fredda sopra di essa. Le nuvole non sono solo dei soffici pezzi di cotone. Pesano più di 1 milione di chili e aiutano a regolare la temperatura del nostro pianeta. Se prendessi tutte le gocce d'acqua nelle nuvole e le portassi in superficie, potresti coprire il pianeta con uno strato liquido sottile come un capello umano. Non sembra molto, ma quest'acqua è di fondamentale importanza per il clima. Se non fosse per le nuvole, avremmo temperature più calde. Voliamo sopra i pianeti del nostro sistema solare. Superiamo Marte, Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Dopodiché entriamo nello spazio oscuro, oltre i confini del nostro mondo. Abbiamo raggiunto la nostra destinazione, è la nube di Oort. Una regione sferica intorno al sistema solare che contiene tonnellate di asteroidi e blocchi di ghiaccio. È probabile che sia il luogo in cui è nata la più grande cometa della storia dell'umanità, che, proprio adesso, si sta dirigendo verso il Sole. La Bernardinelli-Bernstein è stata scoperta quasi per caso durante il Dark Energy Survey. I telescopi erano puntati verso lo spazio lontano. Il loro obiettivo era ottenere più informazioni per comprendere l'espansione dell'universo. Gli astronomi stavano anche cercando di ottenere una mappa più dettagliata dell'universo osservabile. Gli scienziati hanno analizzato più di 80.000 immagini e hanno trovato un oggetto in movimento, terribilmente vicino al nostro pianeta. Le sue dimensioni erano di circa 100 km, più o meno la larghezza del lago Michigan. Era una cometa già attiva con una lunga coda. La caratteristica coda delle comete si forma quando passano vicino al Sole. Il calore della stella riscalda la superficie della cometa e i materiali leggeri, come il ghiaccio, cominciano a evaporare. Questo forma una nuvola di vapore e polveri che si estende oltre la cometa. Ma la Bernardinelli-Bernstein è troppo lontana dal Sole per potersi riscaldare. Questo significa che la sua superficie ha una composizione diversa. Si ipotizza sia monossido di carbonio allo stato solido, un composto che aumenta la sua luminosità. Ecco perché possiamo osservarla grazie a potenti telescopi dalla Terra. Compariamo la Bernardinelli-Bernstein al più grande meteorite mai caduto sulla Terra. Circa 66 milioni di anni fa, il nostro pianeta fu colpito da un meteorite largo circa 10 km. All'epoca, l'onda d'urto della collisione fece il giro della Terra diverse volte. Le onde dello tsunami causate dall'impatto superavano i più grandi grattacieli. L'energia rilasciata dopo l'esplosione incendiò enormi aree. Quasi tutte le creature viventi, compresi i dinosauri e i pesci preistorici, cessarono di esistere. Il meteorite ha lasciato un cratere grande 3 volte l'isola di Manhattan. Il luogo dove è caduto era ricco di zolfo. Questa sostanza è evaporata a causa dell'elevato calore sprigionato, condensandosi in enormi nuvole. Queste causarono piogge acide che caddero sulla Terra per diverse settimane. La cometa appena scoperta è 10 volte più grande. Se fosse diretta verso la Terra, la vedremmo a occhio nudo molto prima dell'impatto. Sembrerebbe una stella in movimento nel cielo notturno. Alcuni giorni prima che la cometa raggiunga il nostro pianeta, sarebbe visibile anche di giorno. Riusciremmo anche a distinguerne la lunga coda. L'ingresso della cometa nell'atmosfera produrrebbe un suono così forte che si sentirebbe dall'altra parte del pianeta. A questo punto, l'attrito dell'aria surriscalderebbe la cometa che, in poco tempo, brucerebbe. Innumerevoli frammenti si staccherebbero dal corpo principale del meteorite e cadrebbero sulla Terra.
Nel momento dell'impatto della Bernardinelli-Bernstein con la superficie, vedremmo un lampo così luminoso da superare il bagliore del Sole. In una frazione di secondo, una quantità colossale di energia sarebbe convertita in calore. Questo creerebbe la più potente esplosione della storia del pianeta, strapperebbe letteralmente pezzi di terra e li lancerebbe in aria. L'onda d'urto incenerirebbe tutto nel raggio di poche centinaia di chilometri. Si propagherebbe in diverse direzioni, spezzando e piegando gli alberi. A un certo punto raggiungerebbe le montagne innevate e scatenerebbe enormi valanghe che coprirebbero molti paesi. L'onda d'urto farebbe il giro del pianeta, mandando in frantumi i vetri degli edifici di tutti i continenti. Le onde dello tsunami sarebbero così alte da coprire intere città costiere. Il più potente terremoto della storia spaccherebbe il terreno lasciando profonde crepe. Dopo l'impatto, miliardi di tonnellate di polvere e cenere si alzerebbero in aria. Una gigantesca nuvola nera bloccherebbe completamente i raggi del sole. La Terra sarebbe immersa nell'oscurità. Tutti i detriti in aria si scioglierebbero, si trasformerebbero in lava liquida e ricadrebbero sulla superficie, causando ancora più danni. La cenere e la polvere nell'aria coprirebbero i raggi del sole per mesi. In questo periodo la temperatura sulla Terra scenderebbe di diversi gradi. Anche se ci nascondessimo in profondi rifugi e bunker, difficilmente sopravvivremmo a questo evento, così come gli altri organismi viventi sul pianeta. Fortunatamente, la Bernardinelli-Bernstein non si avvicinerà alla Terra. In questo momento è a circa 20 unità astronomiche dal Sole. Si tratta di 20 volte la distanza tra la Terra e il Sole. Significa che la cometa attraverserà presto l'orbita di Urano. Nel 2031 sarà a 11 unità astronomiche dalla nostra stella, cioè appena fuori l'orbita di Saturno. Questo sarà il momento in cui la Bernardinelli-Bernstein si avvicinerà di più al Sole. Poi inizierà il suo ritorno verso i confini del Sistema Solare, ma è destinata a tornare. Si allontanerà dal Sole e rallenterà finché la gravità della stella non la tirerà indietro. Poi la cometa farà un altro giro intorno al nostro Sistema Solare, ma questo richiederà circa 3 milioni di anni. In questo momento abbiamo altri meteoriti di cui preoccuparci, per esempio 3200 Phaeton. Attraversa le orbite di Marte, Terra, Venere e Mercurio, poi gira intorno al Sole e torna indietro. Questo ciclo dura circa 523 giorni. Questo meteorite è considerato pericoloso perché attraversa l'orbita terrestre a 7 distanze Terra-Luna e mezzo. In uno dei suoi ultimi approcci alla Terra, questo blocco di roccia largo 6 km ha inondato il nostro pianeta di piccole meteore. Poiché l'asteroide passa spesso vicino al Sole, la sua superficie assomiglia al fondo asciutto di una palude di fango. È coperta di squame e crepe e, quando orbita vicino alla Terra, queste scaglie si rompono causando piogge di meteoriti. Ma il più grande asteroide potenzialmente pericoloso è il 1999 JM8. È grande come 77 campi da calcio. Passa vicino alla Terra a 9 distanze lunari. Il suo massimo avvicinamento al nostro pianeta avverrà nell'agosto 2137. Se un meteorite di queste dimensioni dovesse colpire la Terra, un intero continente sarebbe spazzato via. Il resto del mondo sarebbe devastato da tsunami, ma sopravviverebbe. Naturalmente, gli scienziati stanno pensando a come proteggere il pianeta da un tale disastro. La prima soluzione è un Big Bang controllato. Una delle leggi della fisica dice che se si applica una forza in una direzione, essa causerà una reazione nella direzione opposta. Quindi, se individuassimo un asteroide che sta per entrare in collisione con la Terra, dovremmo inviare un razzo in quella direzione. Produrremmo un'esplosione controllata, non al suo interno, ma sulla sua superficie. L'esplosione sarebbe diretta in alto e l'asteroide si sposterebbe in basso. Anche un piccolo spostamento sarebbe sufficiente a cambiarne la traiettoria, facendogli superare la Terra. Un altro modo consiste nell'inviare un oggetto pesante, come un'astronave, verso il corpo spaziale. Ogni oggetto con una determinata massa ha la sua gravità. L'astronave volerebbe vicino all'asteroide che, contemporaneamente, l'attirerebbe sulla sua superficie. I motori dell'astronave sarebbero abbastanza potenti da resistere. La nave tirerebbe l'asteroide nella direzione opposta, in modo da cambiarne la traiettoria, salvando il nostro pianeta. Potremmo anche speronare l'asteroide con l'astronave. Bam! O potremmo costruire una stazione spaziale come la ISS. Sarebbe equipaggiata con enormi lenti di ingrandimento. Manderemmo la stazione vicino al Sole e cercheremmo asteroidi pericolosi. Poi punteremmo le lenti in modo che i raggi del Sole si concentrino sulla roccia gigante. Il calore vaporizzerebbe la materia dalla superficie dell'asteroide. Ed è qui che la fisica entrerebbe di nuovo in gioco. La materia evaporerebbe verso l'alto e l'asteroide si muoverebbe verso il basso.
Potremmo anche avvolgere l'asteroide in una pellicola riflettente, come un enorme foglio d'alluminio. Di solito i corpi spaziali assorbono la maggior parte dei raggi del Sole, ma se l'asteroide fosse coperto da una pellicola, i raggi rimbalzerebbero. Si creerebbe un'enorme forza di spinta, sufficiente per evitare la collisione. E, naturalmente, potremmo attaccare dei motori a razzo all'asteroide. Così potremmo non solo cambiarne la traiettoria, ma anche controllarla. Ciò dipenderebbe dalle dimensioni dell'asteroide e dal numero di motori. E poi potremmo usare questo enorme sasso per scagliarlo contro altri asteroidi più grandi. Ogni tanto ci capita di dover fare lunghi viaggi in auto, guidare di notte, per ore e ore, senza poter riposare e chiudere occhio. Alla fine è normale avere i nervi a pezzi. Quando finalmente ti fermi e ti rilassi un po', magari puoi ammirare il sorgere del sole. Che spettacolo! Ma un attimo. Di soli nel cielo ce ne sono tre. Non è un'allucinazione, ci sono davvero altre due luci brillanti proprio accanto al sole. Niente di cui avere paura, non è un cataclisma stellare o chissà cos'altro, è un fenomeno noto come parelio. Succede d'inverno, quando fa molto freddo e le particelle di ghiaccio nell'aria curvano la luce del sole. Ed ecco che invece del nostro solito sole ne vedi tre. Un altro particolare fenomeno è l'alone solare, una sorta di anello luminoso attorno al sole. L'alone non riguarda solo il sole, ma qualsiasi luce. Anche di notte, prova a fissare un lampione e lo noterai subito. A volte le particelle di ghiaccio deformano l'alone attorno al sole in modo spettacolare, come un gigantesco gioco di specchi che alla fine fa somigliare il sole ad un occhio umano. Correlato a questo abbiamo un altro fenomeno, la falsa aurora. Fai una prova, guarda l'orizzonte al sorgere del sole mentre comincia ad apparire. Ma dopo un po' può succederti di vedere che il sole, invece di sorgere, sembra dissolversi e sparire. Di colpo è di nuovo notte. Ma un attimo dopo, ecco che il sole ritorna, stavolta sul serio. L'origine del fenomeno è sempre quella, le particelle di ghiaccio nell'aria. In questo caso la luce viene distorta verticalmente e al posto del vero sole, ad apparire per primi sono i riflessi della luce. Ci sono posti comunque dove all'alba sorgono davvero tre stelle. Non sulla Terra però, ma a 340 anni luce di distanza da noi, in un sistema che ruota attorno ad una stella grande due volte più del Sole. E lì accanto, ad orbitarle attorno, ci sono anche altre due stelle più piccole. Questo strano sistema ospita anche un pianeta in cui ogni giorno sorgono e tramontano tre stelle. Se vuoi sapere come la penso, mi sembra proprio un posto ideale per un primo appuntamento. Immagina che tramonti romantici. Ora immagina, sei a casa tua, guardi YouTube, fuori c'è il temporale. All'improvviso senti il rumore di una finestra che va in mille pezzi e tutte le luci dentro casa si spengono. Ma da sotto la porta vedi trapelare un fascio di luce azzurra, accecante. Apri la porta e ti trovi davanti una sfera luminosa, grande quanto un pallone. Sta lì ferma, a parte leggeri tremolii da un lato e dall'altro. Dopo pochi istanti la sfera vola via, fuori dalla finestra, come per magia, e sparisce. Quello che ti ha fatto visita è un fulmine globulare, un fenomeno raro ma di cui esistono molte testimonianze, in ogni luogo e ogni epoca. Nel 1753 un esperto lupo di mare era sul ponte della sua nave quando vide quella che descrisse come una sfera di fuoco blu, sospesa a pelo d'acqua. Altri marinai a bordo si misero ad osservare lo strano fenomeno, che durò appena pochi minuti. All'improvviso, infatti, la sfera cominciò a volare verso l'alto, a velocità tremenda. Poi ci fu un tuono, un boato assordante come migliaia di cannonate. Lo spostamento d'aria danneggiò persino l'albero maestro della nave e parecchi marinai caddero a terra storditi. La sfera intanto era svanita e si era lasciata dietro solo un vago odore di zolfo. Un altro caso più recente è accaduto in Europa orientale. Durante un temporale, una donna si è trovata un fulmine globulare dentro casa, che le è volato praticamente appena sopra la testa. La sfera ha scaricato tutta la sua energia nell'impianto elettrico della casa e poi è svanita. Eppure, nonostante i molti testimoni oculari, il fenomeno resta ancora non confermato dalla scienza. Anche ammesso che sia vero, non esiste una spiegazione, per ora. Alcuni scienziati sono riusciti a ricreare un fulmine globulare in laboratorio, ma molto instabili e per nulla somiglianti a quelli descritti dai vari testimoni. Procediamo oltre. Verso il cielo. Ah, le nuvole. Quella sembra un dinosauro. Quella un gattino. E quella...
Sembra stia precipitando. Rilassati, è soltanto un mammatus, una nube dalla forma particolare che dà proprio l'illusione di star cadendo a tutta velocità verso terra. Cosa che di certo non succederà, ma tu farai bene a cercare riparo comunque. Sono nubi che preannunciano l'arrivo di un temporale. La nube si forma sotto la spinta dei cristalli di ghiaccio in alto e dell'aria più secca in basso. Tra i due strati agisce poi la spinta delle correnti ascensionali. Tutte queste forze combinate scolpiscono la nube fino a darle la forma di un cervello umano, diciamo. Quest'altra nube gigante sembra quasi una cupola che ricopre un'intera città. E in un certo senso è proprio così. Una sola nube gigante può ricoprire un'area vastissima. Talvolta la parte frontale della nube assume forme curiose, come quelle che vediamo qui. Nubi che somigliano a giganteschi spaghetti o a giganteschi vermi volanti. Un fenomeno visibile quasi soltanto in Australia, dove è chiamato Morning Glory. Succede quando i venti comprimono la nube da entrambi i lati e altri strati d'aria terminano l'opera, tagliando la nube in grosse strisce. Nei nostri cieli a volte si vedono anche nubi di uccellini. In effetti, nessuna nuvola può spostarsi e cambiare forma così rapidamente. Prima è quasi trasparente, poi densa e impenetrabile. Gli uccelli si esibiscono in queste spettacolari danze di gruppo non per il piacere dei nostri occhi, ma per un motivo molto più valido: difendersi dai predatori. Ammassandosi e muovendosi con repentini cambi di formazione, confondono gli uccelli da preda, come aquile o falchi, che non riusciranno a concentrarsi su un singolo esemplare da catturare. Anche alcuni pesci, come le sardine, si uniscono in enormi banchi per lo stesso motivo. E funziona, molto spesso il predatore preferisce passare oltre. Restiamo in volo insieme agli uccelli per osservare meglio il prossimo fenomeno, dall'alto. Di notte, in volo sopra i deserti dell'Asia centrale. Un deserto particolare, che sembra normalissimo tranne che per un punto. Un'enorme voragine infuocata, che brilla nel buio della notte. Il cratere Darvaza. E lo abbiamo creato noi. Qualche decennio fa, là sotto si estraeva il gas naturale, ma durante gli scavi il terreno cedette, formando così questo profondo cratere, ampio circa la metà di un campo di calcio e profondo quanto un palazzo di 5 piani. Ben presto il gas si infiltrò nelle crepe della voragine. Dato che da quelle parti ci sono molti pascoli per il bestiame, i geologi decisero alla fine di dar fuoco al gas per esaurirlo ed evitare che avvelenasse il terreno. Detto fatto, una piccola scintilla e il cratere diventò l'inferno che è ancora oggi. Il bello è che, secondo i geologi, l'incendio si sarebbe spento in pochi giorni, e invece eccolo lì, ancora nel pieno della sua forza. E va avanti così ormai da quasi 50 anni. Nel 2013, un uomo si calò per la prima volta sul fondo del cratere infuocato. Raccolse diversi campioni, nei quali gli studiosi trovarono batteri sconosciuti, mai visti in nessun'altra parte del mondo. A quanto pare si trovano a meraviglia in quel forno sotterraneo. In un altro deserto troviamo un altro fenomeno, quasi magico, una cascata di sabbia. Il vento a volte trasporta la sabbia fin sul ciglio di un burrone e la sabbia naturalmente cade giù. Ma qui, in Arabia Saudita, tutto avviene su scala gigante. Sembrano davvero le cascate del Niagara, solo senza nemmeno una goccia d'acqua. Questo fenomeno solitamente precede l'arrivo di forti tempeste di sabbia. Per l'ultimo fenomeno cambiamo scenario, perché ci serve un fiume ghiacciato, in pieno inverno. Sembra esserci uno spuntone di roccia sul ghiaccio, ma avvicinandosi... Che paura! Non è una roccia, è il muso di un coccodrillo! Ma non temere, non può saltar fuori dal ghiaccio e morderti. E non temere nemmeno per lui, sta benone. I coccodrilli devono salire in superficie per respirare, ma in rari casi i fiumi in cui vivono congelano. Per risolvere il problema, il coccodrillo si posiziona col muso fuori dall'acqua appena prima che arrivi il gelo e rimane lì, tranquillo. Tra l'altro, il ghiaccio e il freddo rallentano il metabolismo del rettile, lasciando attive solo le funzioni vitali più basilari. In questo modo, il coccodrillo può sopravvivere a lungo senza mangiare e senza soffrire il freddo. Certo, magari invidiando i loro cugini che vivono sempre al caldo.